il piano che gli fu dato al versetto 11. Allora Davide diede a Salomone, suo figlio, il piano del portico del tempio e degli edifici, delle stanze dei tesori, delle stanze superiori, delle camere interne e del luogo per il propiziatorio. E considerando che il Signore rivolge a te, rivolge a me, la chiamata a costruire una casa, un tempio, che sia non soltanto un edificio, ma sia un santuario, riceviamo il piano di Dio in tutti i suoi aspetti. Ci credi che c'è un piano per il Signore? Che il Signore ha preparato per te? Questo percorso, non so se l'avete visto, se ci avete fatto caso, parte da ciò che è esterno, il piano del portico, e piano piano si dirige verso il luogo più interno, il luogo del propiziatorio, dove Dio manifestava in maniera diretta, piena, visibile, la sua presenza. Seguiamo lo stesso percorso. Ciò che Dio vuole fare per te questa sera, Egli vuole dare anche a te il piano del portico del tempio. E il piano, la descrizione, il progetto, il disegno sono tutti sinonimi di ciò che riguarda uno speciale edificio, una speciale costruzione, il luogo in cui Dio incontra le persone. Nell'Antico Testamento il tabernacolo, il luogo nel quale veniva conservata l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, era un luogo speciale perché Dio aveva scelto che in un luogo visibile si potesse incontrare la sua gloria. Possiamo dire anche nel caso del tempio, il luogo più esterno, ciò che gli altri vedono per primo, ciò che gli altri incontrano a primo acchito. E ti voglio chiedere, ti sei mai domandato, domandata cosa gli altri vedono in te quando ti incontrano? Se qualcuno ti incontra per la prima volta questa sera, cosa penserà di te? Quali considerazioni ti sentono fare? Quali ragionamenti escono dalla tua bocca? Quali pensieri riecheggiano nel tuo cuore e fuoriescono nel tuo parlare? Sai che Dio vuole fare di te un riparo per chi è nella difficoltà? Cosa si vede in te? C'è in te un portico, un luogo nel quale manifestare la misericordia di Dio in favore di chi è nel bisogno.